Buongiorno a tutti, sono Emanuela Angori e oggi vi racconterò la storia, l'esperienza che abbiamo fatto come Salini in Pregilo per una campagna di comunicazione che è stata realizzata nel periodo 2014-2015 e che rappresenta una esperienza particolare per alcuni aspetti chiave. Uno è stata la prima campagna integrata di comunicazione del brand Salini in Pregilo, due società che lavorano nel settore delle grandi infrastrutture complesse e che si sono fuse, hanno iniziato a lavorare insieme come nuova società il 1 gennaio 2014. Seconda caratteristica di questa campagna è una campagna che racconta diciamo, le caratteristiche del brand Salini in Pregilo con quello che viene definito brand humanity, quindi utilizzando le persone per raccontare l'azienda. Terza caratteristica fondamentale, ha rappresentato un'occasione importante per sperimentare una sinergia virtuosa tra due department, quello di comunicazione e quello di HR. Questa campagna è stato il primo test che abbiamo fatto in azienda per sperimentare in maniera strutturata quello che oggi viene chiamato l'employee advocacy, quindi la modalità con cui sono i dipendenti a parlare direttamente e a raccontare l'azienda. Buongiorno a tutta la comunità di CharLink, io sono Francesca Bati e oggi vi parlerò del progetto 100 Giovani Ingegneri, un progetto di recruiting, di formazione e di sviluppo di profili junior di Salini in Pregilo. Questo programma rientra in una più ampia strategia HR volta a supportare la crescita del nostro business attraverso l'investimento nelle persone. Questa strategia si realizza sia attraverso la valorizzazione delle persone in azienda,
sia attraverso il reclutamento, la formazione e lo sviluppo di nuove risorse, con una particolare attenzione per la formazione e l'addestramento di profili junior. Questa è stata la prima campagna lanciata nel 2014, quindi pochi mesi dopo la costituzione del nuovo gruppo Salini in Pregilo, la prima campagna che ha attuato quella strategia di comunicazione avviata nel 2014 per definire i nuovi pilastri identitari del nuovo gruppo, quindi la nuova vision, la nuova mission che ritroveremo nella campagna I Nuovi Valori. Ha declinato il nuovo logo, il nuovo payoff We Build Value della Salini in Pregilo e ha iniziato a identificare quelli che sono i vari strumenti di comunicazione che diciamo sono focalizzati sui singoli stakeholder. Partiamo quindi da dati di bilancio dell'azienda nel 2014, un fatturato di circa 4 miliardi, previsto in crescita con il piano industriale a 7 miliardi. Che cosa significa? Significa che è un'azienda che ha una prospettiva di crescita molto importante, una crescita di business che deve essere sicuramente accompagnata anche da una crescita in termini di risorse umane. La campagna ha delle key assumption chiave che partono proprio da questo elemento. È un'azienda che sta crescendo, non c'è crescita senza sviluppo, non c'è sviluppo che non crei lavoro. Il lavoro crea valore per il futuro, ogni azienda che vuole crescere deve acquisire nuove risorse per facilitare la crescita e per facilitare il cambiamento. Queste diciamo sono le key assumption di questa campagna che, come vi dicevo prima, parte da quella che è la mission di Salini in Pregilo, una mission focalizzata sul settore delle infrastrutture. Noi crediamo che il settore delle infrastrutture sia un settore che può contribuire a creare un mondo migliore attraverso, diciamo, sia per le generazioni attuali che per le generazioni future, creando sviluppo. Quindi, diciamo, questa campagna parte da questi due elementi chiave: uno, il progresso, lo sviluppo; l'altro, le persone, che sono proprio i testimonial di questa campagna. Il progetto 100 Giovani Ingegneri è stato per noi, e è tuttora, essendo un progetto in corso, un viaggio. La prima tappa di questo percorso è stata quella del processo di recruiting e selezione. Avevamo solo 3 mesi a disposizione e quindi abbiamo dedicato una task force del team HR per lo svolgimento di queste attività e abbiamo identificato degli strumenti ad hoc che ci permettessero di essere ancora più efficaci. E grazie all'aiuto, in questo caso, del partner Adecco. Abbiamo raccolto 1800 CV, abbiamo fatto screening, grazie ad esempio alla metodologia dell'iReview, su più di 400 candidati. Abbiamo selezionato in Assessment Center 200 candidati, di cui il 20% è risultato idoneo ad entrare a far parte, insomma, di questo progetto. Da lì sono cominciate anche tutte le procedure pratiche amministrative. Considerate che l'85% di questi 100 giovani ingegneri sono stati assegnati a progetti internazionali, quindi 60 processi di richiesta visto, le visite mediche, tutto quello che è il nostro iter amministrativo è stato condensato in meno di 3 mesi. Il gruppo di ragazzi è stato distribuito, come vi dicevo, su più progetti che noi abbiamo attivi su differenti paesi. Abbiamo il 35% dei giovani ingegneri assegnati a progetti europei, il 33% in Asia, il 17% in Africa, l'11% in America e il 4% in Australia. E tra i principali paesi in cui i nostri ragazzi sono operativi, quindi le commesse dei paesi in cui sono stati assegnati i ragazzi, sono l'Etiopia, il Qatar, l'Arabia Saudita, la Danimarca, la Malesia, gli Stati Uniti, l'Australia,
Quindi immaginate quanta complessità e quanta eterogeneità gestionale all'interno di questo gruppo. Roosevelt diceva: abbiamo bisogno del coraggio dei giovani, e partendo proprio da questa frase abbiamo deciso di utilizzare come testimonial della campagna quattro ragazzi giovani, quattro ingegneri di Salini in Pregilo, che hanno rappresentato proprio questa sfida che volevamo lanciare con la campagna. Giovani ingegneri che abbiamo chiamato pionieri. Questa campagna ha puntato molto sull'elemento pionieristico. Le società di costruzione sono in qualche modo pionieri di sviluppo nei paesi dove vanno a realizzare queste grandi infrastrutture complesse. Siamo partiti da giovani perché sono giovani che devono attrarre altri giovani, quindi nuove risorse in azienda, che rappresentano un po' la visione ottimistica del futuro, la visione di crescita e la visione di chi può spingere, insieme alle risorse che sono già in azienda, può spingere il cambiamento. Time will tell what a pioneer is made of. Which path they take, the mountains they climb, the oceans they tame, and the depths they explore. Once, they were the odd one out, the introvert, the dreamer, the one who managed to see and do things beyond others' understanding. Now it is their moment. The swat, the pernickety, the bashful, the bold, the eggheads, the inquisitive, the dreamers. It's time for them to step forward. The world needs them. Salini in Pregilo is looking for new pioneers. Join us. We build value. Il programma che abbiamo pensato per i 100 giovani ingegneri è un programma di formazione e sviluppo concentrato, caratterizzato da tre elementi, da tre drivers. Il primo è quello della formazione professionale, quindi la formazione su skill specifiche del nostro settore, e in questo l'azienda ha voluto ribadire il proprio investimento al trasferimento del know-how e di quelle che è, diciamo così, il knowledge caratteristico del nostro settore alle nuove leve che diventeranno poi, nelle nostre intenzioni, i project manager del futuro. C'è un secondo driver che è quello dello sviluppo delle competenze manageriali, quindi abbiamo pensato per questo gruppo di giovani ingegneri un percorso di sviluppo volto a rafforzare e a promuovere la crescita in termini manageriali e gestionali, e quindi non solo eminentemente tecnici. Il terzo elemento fortemente caratterizzante e legato ai primi due è quello della tutorship, il ruolo dei nostri tutor come mentori, come guide del percorso di crescita e sviluppo dei ragazzi, e che a loro volta hanno, diciamo così, intrapreso un percorso di formazione per quel che riguarda, diciamo, le attività di tutorship e di guida e di mentorship. Chiaramente questo percorso è un percorso che caratterizza il nostro employer brand, perché il progetto Build Up è stato pensato per essere un'esperienza altamente caratterizzante sia per i trainee in termini di ingaggio personale, non solo formazione tecnica professionale, ed è stato pensato anche per diventare la nostra offerta distintiva a quello che è il mondo dei giovani talenti, quindi come un elemento attrattivo, una nostra selling proposition. Questo programma ha una struttura molto articolata. Dopo le prime giornate di kick-off e di induction, i giovani ingegneri proseguono la loro formazione per 6 mesi su un percorso interfunzionale. Che cosa significa? I giovani ingegneri che sono assegnati in cantiere
sono totalmente dedicati alla conoscenza dei differenti enti e funzioni e processi che caratterizzano il cantiere. Quindi i primi 6 mesi hanno l'obiettivo di fornire una overview generale di quello che è un progetto infrastrutturale internazionale. I secondi 6 mesi, invece, sono dedicati allo sviluppo di competenze specifiche su un particolare ruolo. Quindi, dopo aver capito come funziona un cantiere, quali sono le principali leve, i principali processi e le operations, i ragazzi decidono qual è il ruolo, insieme al loro tutor, da poter svolgere all'interno del loro percorso in cantiere, e quindi si dedicano alla formazione su uno specifico ruolo, in relazione alle loro aspettative, ma anche chiaramente alle esigenze dell'organizzazione. Contestualmente ed in maniera trasversale lungo questo percorso, i ragazzi seguono un percorso di autosviluppo. Questo percorso di autosviluppo è caratterizzato da una fruizione online, quindi siamo di fronte ad un modello di sviluppo in digital learning, chiaramente legata alla necessità di raggiungere tutti i giovani ingegneri che si trovano, come abbiamo visto, distribuiti praticamente in tutto il mondo. A volte nelle aziende è veramente difficile riuscire ad integrare tutti i canali. In questo caso siamo riusciti ad integrare tutti i canali. La campagna è partita su canali corporate, quindi con una campagna sui media sia offline che online, soprattutto in Italia ma anche all'estero. È partita con delle interviste in TV, è partita con dei video. È stata rilanciata su canali di comunicazione interna, quindi con una campagna di comunicazione interna per informare ed ingaggiare le persone di Salini in Pregiro, anche attraverso la intranet, che ha rilanciato una serie di contenuti della campagna e tutte le uscite della campagna sui media. È stata lanciata sia sul sito Salini in Pregiro, quindi un website dove è stata costituita una sezione ad hoc della campagna, è stata costituita una sezione ad hoc per le careers, proprio perché una delle funzioni operative poi era proprio l'attrazione di nuove risorse e di talenti, ed è stata rilanciata sui canali social anche attraverso le persone del gruppo che hanno seguito tutti gli update e sono diventati, come vi dirò più tardi, dei veri e propri ambasciatori di questa campagna. Al fine di supportarli in questo importante percorso abbiamo identificato 4 competenze o aree tematiche chiave su cui i giovani ingegneri stanno lavorando su una piattaforma dedicata. In questo percorso il nostro partner è la società CESIM, e le competenze su cui oggi i giovani ingegneri stanno lavorando sono le competenze legate alla gestione del cambiamento, alla diversity, alla comunicazione e al problem solving. Il percorso di autosviluppo si snoda in 4 appuntamenti principali. I giovani ingegneri si trovano, grazie ad una newsletter che arriva loro periodicamente, si trovano a lavorare su una e-community in cui fruiscono di pillole formative e si confrontano tra loro su problematiche comuni e sulle esperienze che stanno svolgendo. Contestualmente un percorso simile lo stanno facendo i loro tutor. Abbiamo pensato ad un percorso formativo online che potesse supportarli nella gestione dei 100 giovani ingegneri, ma in generale in quelle che sono le competenze di people management. E per cui in questo caso i temi su cui si trovano a lavorare sono temi di ad esempio conoscenza dei millennials, piuttosto che coaching, piuttosto che i temi dell'inclusione. E quindi questi 2 percorsi di sviluppo digitale si muovono parallelamente, volti a supportarsi e interfacciarsi reciprocamente. Un'importante chiave di supporto alla tutorship è stata anche quella della regolare comunicazione. Noi abbiamo svolto più di 62 meeting e videoconference con i tutor
distribuiti chiaramente in tutte le nostre commesse in tutto il mondo, e abbiamo definito un piano di comunicazione secondo il quale ad ogni momento importante del programma Build Up si potesse accompagnare la comunicazione e distribuzione di toolkit dedicati. Abbiamo fatto così per il kick-off del programma, in cui abbiamo inviato tutte le istruzioni e linee guida per poter fornire tutte le informazioni necessarie ai tutor. Così abbiamo fatto per il lancio del percorso di sviluppo online e così abbiamo fatto anche per il lancio del percorso di valutazione. E riteniamo che la definizione di un piano di comunicazione regolare e strutturato ci stia aiutando molto per la piena realizzazione del programma e quindi per raggiungere quelli che sono gli obiettivi di formazione che ci siamo preposti. Facendo riferimento al processo di valutazione, abbiamo pensato e strutturato per questo gruppo di ragazzi, su cui chiaramente c'è un investimento molto forte dell'azienda, un programma che prevede due momenti fondamentali di valutazione. Una valutazione in midterm, alla conclusione dei primi sei mesi di formazione, e una valutazione finale. Abbiamo identificato dei criteri di misurazione del livello di apprendimento. Abbiamo misurato e stiamo misurando la performance dei giovani trainee, chiaramente in relazione a quello che è il loro percorso di formazione attuale. Abbiamo identificato quelle che sono chiaramente le competenze chiave che vanno a un po' a definire il potenziale di leadership che abbiamo bisogno di misurare per capire se effettivamente in questo gruppo di ingegneri c'è chi sarà il project manager del futuro e che tipo di percorso di sviluppo noi andremo a definire per ciascuno di essi. Per far questo, chiaramente abbiamo identificato degli strumenti di sviluppo, ne stiamo utilizzando di famosi, di comuni come la 9-box matrix, e attraverso questi strumenti il nostro obiettivo è quello di identificare per il secondo e terzo anno di permanenza in azienda un programma di sviluppo ad hoc che possa essere in linea con quelli che sono i risultati di performance e potenziale dei 100 giovani ingegneri. A marzo del 2014 è stato organizzato con HR un evento che era l'evento di conclusione della campagna e di welcome in per i primi 100 ingegneri che la Salini in pregiva assumeva per mandarli a lavorare nei vari siti che abbiamo nel mondo, nei vari progetti che abbiamo nel mondo. Un evento che ha rappresentato un po', diciamo, un mix di sfide tra comunicazione e HR. Sfide di comunicazione perché abbiamo veicolato il messaggio che quanto indicato nella campagna è stato realizzato, quindi manteniamo le promesse. Avevamo indicato l'assunzione di 100 ingegneri in 3 mesi e questo è avvenuto, e questo è l'evento celebrativo di questa di queste assunzioni. Abbiamo costruito una storia attraverso un percorso di storytelling con questi 100 ragazzi che hanno raccontato la loro esperienza, le loro emozioni, ed hanno quindi rappresentato anche loro di nuovo dei testimonial. Abbiamo supportato lo sviluppo di una nuova cultura corporate. Buongiorno a tutti, benvenuti. Io credo che oggi dobbiamo essere soddisfatti. Avete superato un percorso di selezione che ha superato solo il 25% di chi ha partecipato. Devo dire che sono molto orgoglioso di essere qui oggi. Le persone fanno la differenza e le persone giuste fanno la differenza. E sono sicuro che siete le persone giuste per poter effettivamente mettere in atto continuare questo percorso di crescita che per noi è fondamentale. Per avere successo, la prima cosa che uno deve avere è passione per quello che fa. Io spero, credo di essere sicuro, che tutti voi avete la passione per quello che andrete a fare. Buongiorno a tutti. Sono molto, molto orgoglioso che questa sfida da matti ci abbia portato qua. È un risultato straordinario quello di avere tante facce dei ragazzi giovani che guardano al futuro, sono quelli che sono il nostro futuro, sono quelli che saranno il nostro futuro. Io mi auguro che fra queste 100 facce
una ragazza, un ragazzo saranno il nostro prossimo amministratore delegato, siete qua, io sono quasi convinto di averlo assunto l'amministratore delegato del futuro, cioè sono tranquillo. L'umiltà e cercare sempre nuove sfide sono la chiave del vivere una bella vita. Siamo diventati molto grandi. La nostra crescita è talmente forte e necessita di essere alimentata con nuovi managers ad integrazione e supporto di quelli presenti. Si apprende cambiando, si impara più rapidamente. E uno dei consigli che ho da darvi è quando vi accorgete che siete ripetitivi nel lavoro, chiedete di fare altro. Perché vuol dire che avete già imparato e voi dovete invece fare di più. Adesso parte la vostra avventura ed è giusto che partiate con tutto l'entusiasmo e tutta la determinazione che Claudio sicuramente vi ha trasmesso. Troverete persone di grande competenza, troverete la sede sempre disponibile a ascoltare, ci troverete assolutamente a disposizione. In Italia siamo veramente leader, io spero che ci sia veramente quella possibilità di inserimento veloce e di crescita che sicuramente meritate. La reputazione si costruisce ogni giorno e di questi ne siamo tutti responsabili. Terza fase, 5 minuti ancora per mettere insieme tutte le info e consegnare la scheda al nostro collega. Un momento molto importante per l'azienda, cui hanno partecipato il nostro top management, quasi tutti i nostri direttori, ed è stato un momento estremamente coinvolgente di comunicazione dei nostri valori, della nostra cultura, di condivisione, di networking e di team building. Quindi, oltre a sviluppare consapevolezza organizzativa e ad ottenere gli elementi base per poter entrare in azienda, i 100 giovani ingegneri hanno avuto la grande opportunità di potersi sentire subito parte del nostro gruppo e quindi di entrare in maniera estremamente veloce poi nel programma di formazione. Quali sono i risultati che abbiamo raggiunto con questa campagna? Diciamo tre aree principali di risultati che noi abbiamo identificato. Allora, prima di tutto, in termini di brand equity, abbiamo sicuramente aiutato il posizionamento del brand e la reputation di un brand nuovo, sia all'interno che soprattutto all'esterno. Seconda area, diciamo così, di risultati raggiunti è quella del supporto al recruiting e indirettamente al business. Questi ragazzi sono stati presi nell'ambito di un piano strategico, di un piano industriale che prevede proprio l'assunzione di nuove risorse, quindi una campagna che ha supportato il recruiting e il business. Terza area, diciamo, di risultati raggiunti è la creazione di reputazione attraverso un ingaggio attivo da parte dei dipendenti, quello che viene chiamato l'employee advocacy. Tutto questo ha contribuito a imparare due diciamo grandi lezioni. Uno, un approccio di comunicazione integrata è sicuramente un approccio molto efficace dal punto di vista dei risultati. Per noi la comunicazione integrata in questo caso è stata sia la comunicazione effettuata contemporaneamente su vari canali, sia la comunicazione effettuata contemporaneamente per il raggiungimento di obiettivi
sia di comunicazione, sia di business e di HR. Quindi una integrazione di canali di comunicazione, ma anche una integrazione di attività di department diversi. La seconda lezione che abbiamo imparato è proprio relativa alle persone. Le persone, se coinvolte, possono essere veramente dei grandi brand ambassador e possono contribuire con la loro testimonianza a raccontare quella che è l'umanità del brand, quindi un brand non freddo e distaccato, ma un brand che racconta dei valori attraverso le persone. Quindi persone che sono opinion leader nel loro network, che sono dei catalyst, che catalizzano diciamo i messaggi della campagna sul loro network, e sono soprattutto profondi influenzatori perché raccontano in prima persona quelli che sono i valori vissuti all'interno dell'azienda. In termini di punti di apprendimento, che cosa ci sta portando questa esperienza? Che cosa stiamo imparando? Bene, allora, anzitutto un grande insegnamento è quello della condivisione e collaborazione su processi trasversali all'interno dell'azienda. Noi abbiamo portato avanti e stiamo portando avanti il progetto dei 100 giovani ingegneri grazie alla collaborazione con la direzione di comunicazione. E quindi questo lavoro fatto insieme, sviluppato insieme, ci ha permesso di raggiungere un risultato che da soli probabilmente non saremmo riusciti a portare avanti. Quindi l'identificazione chiaramente del giusto partner aziendale e il lavoro fatto insieme è nel nostro caso un elemento di successo. Un altro elemento importante che mi sento di condividere con voi è quello della scelta dei partner anche esterni per lo sviluppo di un progetto del genere, e riteniamo che i partner scelti ad ECO in fase di selezione, CESIM per quanto riguarda il percorso di sviluppo, siano state ad oggi delle scelte importanti, delle scelte che ci stanno portando e che ci hanno portato i risultati, insomma, che ci eravamo prefissati. Noi ci troviamo a gestire un programma di sviluppo su un gruppo di 100 ragazzi con caratteristiche differenti. La maggior parte di loro chiaramente sono ingegneri civili, abbiamo ingegneri meccanici, hanno estrazione differente. Siamo orgogliosi del fatto che il 20% del gruppo sia costituito sia da donne, quindi una forte presenza femminile. Sono tutti distribuiti su progetti diversi, su commesse diverse, con una fase di attività magari differente, commesse in avvio, commesse in piena produzione, commesse che sono in fase di conclusione. E quindi un elemento di apprendimento è identificando chiare linee guida, percorso strutturato, le chiare regole del gioco e identificando quelli che sono i profili chiave nel processo, quindi i tutor, i referenti HR, le guide del processo, riteniamo che sia possibile, come dire, affrontare tutta questa complessità e questa eterogeneità. Oggi per noi la visione in avanti è diciamo cercare di replicare un po' questo modello, questa sinergia che abbiamo sperimentato tra due department, quello di comunicazione e quello di HR, perché abbiamo visto che la condivisione di obiettivi ci ha permesso di raggiungere quelle che sono, diciamo, quelli che sono gli obiettivi sia di comunicazione che HR in forma integrata. Quindi noi come comunicazione siamo riusciti a raggiungere obiettivi di brand equity, di internal communication e people engagement e di employee advocacy, ma nello stesso momento HR è riuscito con la campagna insieme a noi a raggiungere obiettivi sicuramente di HR sourcing, di talent acquisition e di people engagement. E infine, chiaramente, questo progetto è un progetto pilota, è una prima edizione di un programma di sviluppo e formazione che noi speriamo venga ripetuta negli anni successivi e che contiamo di migliorare.
c'è spazio di miglioramento, c'è spazio per ulteriore innovazione. Noi speriamo che questo programma diventi il nostro graduate program e che possa coinvolgere ancora nuove leve in relazione a quello che è la strategia e l'investimento dell'azienda sulle nuove risorse. L'esperienza più importante che ci portiamo a casa, la condivisione di obiettivi e le attività congiunte generano veramente una sinergia importante da replicare in altre occasioni. Vorrei da fine quindi condividere con voi un bellissimo video che racconta le giornate di induction del progetto Build Up Tomorrow's Builders, e mi fa piacere condividerlo con la community di HRLink perché credo che rappresenti quello che è un po' la filosofia, no? E il fil rouge che oggi vi abbiamo voluto raccontare, un prodotto di employer branding che riteniamo insomma possa essere un buon caso da studiare, e vi auguro una buona visione e una buona continuazione di fruizione dei contenuti di HRLink. Grazie a tutti. Mi chiamo Elisa Orefice. Mi chiamo Stefano Pala. Paolo Biasoni. Giacomo Pini. Matteo Pastorino. Manuel Minzoni. William Don Franco. Bergante. Savino Sini. Cardella Corti. Domenico Aloia. Ho conosciuto Salin di Pregilo attraverso il progetto 100 Giovani. È un'azienda italiana, quindi non ho bisogno di andare a cercare all'estero il meglio perché l'abbiamo in casa. Non c'è nessun altro che mi può dare di più. Quello che mi ha colpito subito è stata la solidità di questo gruppo e sicuramente l'immagine che dà di noi italiani all'estero, soprattutto in questo momento difficile per la nostra economia. Il mio grande sogno sarebbe stato quello di girare il mondo e, diciamo, praticare quello che per anni avevo studiato all'università. Questa imminente partenza per un cantiere Salin in Pregilo è per me una grossa opportunità, un'esperienza di vita che spero potrà formarmi e portarmi lontano. Ho scelto di lavorare in Salin in Pregilo perché è un'impresa italiana ma che ha lavori in tutto il mondo. Oltre che crescere tecnicamente e professionalmente, mi consentirà di andare a relazionarmi in altri paesi, e questo è il valore aggiunto che dà questa esperienza rispetto, diciamo, a tanti altri tipi di lavoro. Sicuramente avevo delle aspettative altissime da questi 3 giorni di Welcome In. Speravo infatti di conoscere tutti i miei colleghi e soprattutto di avere un'idea di quello che fosse la realtà aziendale. Mi ha colpito tantissimo la possibilità e l'opportunità di conoscere e di poter ascoltare le parole del top management, dal presidente all'amministratore delegato, ed è stata veramente un'opportunità enorme che non è per tutti e non è da tutti. Venire in Italia, avere l'opportunità di lavorare in una multinazionale nel settore delle costruzioni, per me più di questo non me lo merito. Si tratta di un'esperienza che non so dove mi porterà. Sono pronto per partire, sono prontissimo a partire. Le valigie sono già fatte. Non vedo l'ora di iniziare. È stato solo il via.